Comincia scoppito con un pari senza gol l'ennesima esperienza di Francesco Giorgini sulla panchina del Giulianova. Ami Ternina e Giallorossi si prendono un punto per parte nel contesto di una gara tutt'altro che entusiasmante e nella quale i padroni di casa hanno avuto le occasioni migliori nel primo tempo, il Giulianova nel secondo. Per il suo ridebutto Giorgini è privo di Censori e Precchiazzi e manda in panchina Maurizio Nassi, il 37enne ex attaccante del Lanciano tesserato nelle ultime ore. 4-4-2 con il duo Valdes indelicato. Nella Ami Ternina out Teriaca, 4-3 col tridente Costi, Gizzi, Torbidone, David Lennart preferito a Marco Tuglio. Ci sono i vice Nappo e Del Coco in panchina per lo squalificato Angelone. Prima del match Giorgini riceve dai tifosi una sciarpa del Giulianova che indosserà per tutta la gara. Inizio di decisa marca aquilana, al decimo pregevole azione della Ami Ternina, sponda di Costi, Lennart mette in profondità per Torbidone che non riesce a superare falso. Il portiere sventa in angolo, piccolo break giuliese con l'incornata alta di Calabuig. Al diciottesimo ancora pericolosa la Ami Ternina sugli sviluppi di un corner, traversone di Gizzi e volée alta di Valente. Col passare dei minuti il Giulianova si assesta e spezza il predominio dei padroni di casa. Al 28esimo azione caparbia di Delbene che libera al tiro Mariani, forte ma centrale, blocca di Fabio. Ultimo sussulto nel primo tempo, arriva alla mezz'ora, punizione di Carrato. Costi tutto solo riesce appena a sfiorare la sfera. La ripresa si apre con una clamorosa palla gol per il Giulianova, duetto tra le punte, Valdes smarca indelicato la cui conclusione finisce di un soffio al lato. La Ami Ternina mantiene una supremazia territoriale che però è sterile, il Giulianova concede nulla e si rifà vivo con l'assolo di Mariani al 17esimo, trova un varco e impegna Di Fabio. Poi due doppi cambi, Petrone ed Alessandris per Costi e Lennart, risponde Giorgini con Nassi che fa il suo debutto al posto di Valdes e poi Rosafio per Delbene. Nella fase centrale accade poco, così si arriva nell'ultimo scampolo di gara, 38esimo, affonda Nassi, buona la sua prestazione, diagonale potente neutralizzato da Di Fabio, sul capovolgimento di fronte falso in due tempi ferma il tiro cross di Rausa, ma il pari senza gol è scritto e né il colpo di testa del neoentratore Chiuti al 43esimo né quello di D'Alessandris nel secondo dei 4 minuti di recupero lo fanno mutare, pari nel complesso giusto e che può accontentare entrambe le squadre. Il pareggio è il risultato più giusto. Come hai detto tu, sicuramente nel primo tempo siamo stati un po' più in campo noi, avevamo guadagnato qualche metro sulla tre quarti loro e quindi abbiamo creato qualche pericolo. Nel secondo tempo siamo rientrati un po' timorosi, forse il Giulianova ha preso le giuste distanze e quindi ci ha contrastato perfettamente. Tutti quanti hanno fatto bene nella fase difensiva, ecco, forse dovremmo migliorare, dovremmo essere più cattivi nelle prossime partite nella fase offensiva, perché abbiamo un buon possesso palla però concludiamo poco, quindi dobbiamo migliorare in quello. Giorgini, ritorno in panchina, partita dai due volti, contratti nel primo tempo, dove ha fatto meglio la Ami Ternina, siete usciti alla distanza. Ma sicuramente è detto giusto, primo tempo la Ami Ternina, noi è normale, anche la prima partita, il secondo tempo è meglio noi, ho visto delle buone trame di gioco, è normale che adesso c'è da migliorare anche la condizione fisica. E dopo, piano normale, gli obiettivi rimangono sempre per il momento la salvezza. È entrato in campo, la sciarpa l'ha indossata per tutta la partita, insomma, un momento di colore ma che testimonia la grande affezione ovviamente con Giulianova. Ma io l'ho fatto, io sono giuliese, sono il primo tifoso di Giulianova, io non volevo più allenare, l'ho detto anche con la società, io non voglio niente, solo giusto per il contratto in Lega. Però volevo vedere se mi diventava pesante o no, se invece riesco a farlo, sempre con una grande professionalità, però non mi deve pesare come una volta, se no no.